nella festa di San Michele, patrono della Polizia di Stato, ci è data l'occasione per trovarci ancora insieme in questo luogo insigne, dove la tradizione aretina ha voluto che fosse uno spazio di preghiera particolare per i caduti nelle guerre in difesa del suolo della patria, ma al tempo stesso anche per la preghiera per la nazione intera. Questo è un luogo di grande preghiera a partire dal 1300 e il primo tempio fuori dell'Umbria dedicato a San Francesco. Nella festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, portatori del messaggio di Dio, ci poniamo in ascolto della parola. Prima di fare memoria del Cenacolo di Gerusalemme e offrire per tutti coloro che vivi o morti si impegnano nel servizio e si sono impegnati nel servizio della Repubblica, ci poniamo al cospetto di Dio per non perdere la dimensione soprannaturale della vita e riprendere coraggio. Questo è il senso della celebrazione che stiamo facendo, riprendere coraggio perché il Signore ha vinto e il tempo è il luogo della sua pazienza perché tutti arrivino ad essere salvati. Abbiamo ascoltato la fascinosa pagina dell'Apocalisse che ci annovera tra gli amici di Gesù. È giusto che le istituzioni pubbliche insieme al popolo in questa occasione rammentino che dobbiamo imparare a camminare controcorrente nella fatica sempre, talvolta anche nel dolore. Sono figlio di un'antica famiglia di naviganti e fin dall'infanzia ho imparato che quando vi è difficoltà non ci si ferma. Si naviga di bolina e utilizzando la forza stessa che ci viene contro corrente si va avanti fino alla meta. Credo che sia importante rammentarci questi antichi usi della nostra gente. Si può andare avanti e vincere, purché abbiamo la voglia di farlo e il coraggio di resistere alle difficoltà. Sappiamo peraltro, è il Salmo 137 che abbiamo pregato poc'anzi, che quando ci rivolgiamo al Signore, il Signore aiuta sempre. Talvolta aiuta a modo suo, con logiche diverse dalla nostra, ma la forza di Dio si manifesta. Natanaele sopra il fico, chiudo gli occhi e vedo a Gerico il grande sicomoro, dove probabilmente si era arrampicato Natanaele per vedere Gesù. E questa immagine che l'Evangelo di Giovanni rammenta ci fa pensare che al di là di coloro che apertamente, direi quasi istituzionalmente, si pongono a riconoscere la presenza di Dio, c'è un popolo
meno pubblicamente dichiarato, che è comunque assai più interessato di quel che pare al conseguimento della giustizia e della pace. Nella maggioranza della popolazione abbiamo ancora la manifestazione che Dio non abbandona. Il cielo è aperto, Dio è raggiungibile. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Il grande Gregorio Magno, peraltro forse originario della nostra regione, ci insegna che gli angeli non hanno bisogno di un nome per distinguersi uno dall'altro, ma il nome è dato loro a secondo di quello che sono richiesti di fare. Michele, il suo nome in ebraico vuol dire chi come Dio, insorge contro il Satana e lo vince, difende gli amici di Dio ed è protettore del suo popolo. Esiste indubbiamente per ogni generazione la difficoltà di confrontarsi con il male, ma riunire in questa antica basilica i rappresentanti di tutte le istituzioni della Repubblica è l'occasione propizia per ricordarci che certo con fatica, con lotta talvolta, però ciascuno nel proprio ambito e per quello che riguarda l'istituzione dello Stato, nell'ambito della propria competenza, è chiesto a tutti di esercitare questa lotta contro il male. La peggiore sconfitta sarebbe perdere il coraggio o la voglia di far prevalere il bene comune, il bene delle persone più fragili, i principi del nostro vivere insieme vanno difesi a volte con fatica, lo so bene, ma nessuno si ponga al posto di Dio. Dio è Dio, ma chiede sempre la nostra, chiede che ciascuno di noi nell'ambito delle proprie capacità faccia la propria parte. Direi che questa messa è un momento per pregare perché si recuperi in Arezzo, come in ogni altra parte d'Italia. Oggi la polizia aduna tutte le istituzioni in ogni luogo, si riprenda l'impegno a lottare contro il male. E la grandezza della nazione, la sua civiltà, quella di far prevalere il bene comune. Costruire una società giusta. Siamo nella città che più antica di ogni altra in Italia ha affermato la libertà. È il comune, il libero comune, che ci chiede di essere all'altezza dei nostri antenati, di salvare l'identità culturale della nostra gente.
Mi piace che si faccia questo genere di riflessioni davanti al sogno di Costantino che Piero della Francesca ha effigiato in modo mirabile da par suo sotto la tenda rotonda di rosso e di oro, deve vincere. Siamo qui per ripeterci questa verità antica che è pilastro della nostra storia. Poi vengano i popoli da ogni dove. Arezzo in questo momento è visitata da persone che provengono da storie molto diverse e molto complesse. Il linguaggio che manca è recuperato dall'arte in tutta la Toscana, ma certamente anche qui. Non occorre spiegare Piero perché parla da solo, ha una capacità straordinaria di riproporre motivi alti e significativi. La presenza dei frati minori, mi piace ricordare che è stata rafforzata, è una ripresa decisa e marcata, ci fa guardare lontano. Qui accanto a noi attende la resurrezione il Beato Sinigardi, che è il primo custode di Terra Santa messo da San Francesco nella terra benedetta dal Signore e provata purtroppo dal contrasto, dalle divisioni, dalle complicanze d'ogni epoca. E anche però il momento quest'oggi per dire grazie alla Polizia di Stato che nei giorni dell'anno, nella ferialità, si impegna insieme alle altre forze dell'ordine a custodire il tesoro prezioso della pace, dell'ordine pubblico e della sicurezza. La nostra generazione, in un modo inusitato, sta soffrendo per paure sempre nuove che si manifestano e si induce la gente a stare allerta continuamente. La vostra presenza qua, insieme alla rappresentanza politica, ringrazio il signor Sindaco d'Arezzo e i sindaci presenti di Cortona, del Borgo e di Castiglioni per la loro presenza. È un gesto significativo per ridirci ancora che insieme si vince.